Lattico Partenopeo per Aperitivo e Cultura. Stasera presentiamo un libro che a noi fa piacere presentare doppiamente. Prima di tutto perché l'ha scritto Tonino Scala, che è un amico, è una persona che stimiamo, uno scrittore che racconta sempre la verità ed è anche uno che sa denunciare con i suoi scritti di giornalismo. Stasera presentiamo La Camorra uccide, il silenzio pure. La Camorra, spiegate ragazzi. Ho con me il dottor Giovanni Domenico Lepore, ex procuratore capo della Repubblica di Napoli. Ho Loredana Di Vita, scrittrice e insegnante con ragazzi che forma in maniera splendida. Tra l'altro è anche una saggista, quindi ci potrà accompagnare benissimo in questo libro. E soprattutto sono felice di avere con me, che ha lasciato da pochissimo il tribunale, il PM Adriano Del Bene, che ci ha raggiunto per poter raccontare questo libro che lui vive ogni giorno con il suo lavoro. Io direi di iniziare subito con Tonino, l'autore. Ancora una volta mi ha sorpreso, ancora una volta mi ha fatto emozionare, ancora una volta hai fatto qualcosa che sicuramente utilizzeremo quando con Libera e non solo andremo a parlare con i ragazzi. Un modo bellissimo di raccontare anche personaggi, persone, semplici cittadini che sono stati uccisi perché erano al loro posto al momento giusto, però si sono purtroppo scontrati con pallottole di queste persone inutili che noi definiamo, e non me ne voglia chi ascolti la bruttura, ma un appartenenti a quelli che noi definiamo sempre una montagna di merda. L'hai scritto anche nel libro, hai raccontato di Giancarlo Siani, hai raccontato di Annalisa Durante, hai toccato il ricordo di Silvia Ruotolo e di tante altre vittime simbolo, Peppino Impastato, Don Peppe Diana. Ha raccontato degli scritti di chi in maniera voluta per denunciare si è esposto e oggi paga anche lo scotto di essere sotto tutela, sotto protezione, perché ha semplicemente raccontato qualcosa che è vero che si sapeva, ma che forse non era stato ancora reso così incisivo al punto tale da sollecitare l'opinione pubblica. La scelta di scrivere un libro che accompagna, che guida i ragazzi, una consapevolezza della conoscenza di chi la Camorra l'ha voluta vincere e l'ha vinto anche se è diventata poi vittima innocente. Sì, innanzitutto grazie per questa bella serata, per questa presentazione particolare. Questo libro segue un filone che è iniziato con l'altro libro che abbiamo sempre presentato qui, quello sulla Costituzione. Certo. La Costituzione siamo noi, ovvero la Costituzione spiegata ai ragazzi, un libro che è nato per caso. Io portai un testo che avevo scritto, avevo nel cassetto, in una scuola. Iniziò un dialogo tra me e i ragazzi e questo dialogo poi si è trasformato in un libro. Io ho visto che parlando ai ragazzi il libro non diventa solo esclusivamente una sorta di esercizio di lettura, ma diventa altra cosa quando tu tocchi alcuni temi. E dopo aver scritto un libro sulla Costituzione, in una terra come la nostra, mi sono sentito proprio in dovere di scrivere un libro per provare a raccontare ai ragazzi la Camorra. Io ho provato a farlo nel modo più semplice possibile, quella di mettermi nei panni di un professore che si trova davanti ad una classe con una bambina che quel giorno è assente perché hanno ucciso il padre. E questo testo è stato un testo che, come l'altro, io prima ho scritto e poi ho provato a far diventare libro insieme ai ragazzi. Per questo motivo troverete un linguaggio molto semplice, adatto appunto ai ragazzi. Mentre la Costituzione siamo noi era rivolto ai bambini delle scuole elementari, questo è rivolto ai ragazzi delle scuole medie. Sono stato un paio di mesi di lavoro con questi giovani che mi hanno dato molto e dalle loro parole, dalle loro riflessioni, talvolta anche dai loro silenzi, ti rendi conto di quanto sia importante parlare ai nostri figli della Camorra. Io lo dico perché io che sono cresciuto in un territorio di Camorra, io sono di Castellammare, sono cresciuto a Foce Sarno, in un quartiere, io amo sempre dirlo, che si chiama Rione CMI, prendeva il nome dall'industria che dava lavoro
gli abitanti di quel quartiere. Poi con la crisi, l'ennesima, quella degli anni, a cavallo tra gli anni 70 e anni 80, i figli di quegli operai pensarono ad una riconversione vera e propria, diventarono camorristi. Lì c'erano i killer più importanti dell'allora clan egemone, il clan Cutolo. E io pur essendo cresciuto in un quartiere di Camorra, non ho mai sentito parlare di Camorra perché i miei genitori erano politicamente corretti. Poi uccidono il papà di una ragazza, il papà di Maria. Ed io scopro cos'è la Camorra, scopro tante cose, cioè scopro così come racconto nel libro, perché quell'episodio è un episodio che ho vissuto in prima persona. Bello, sì. Racconto appunto un fatto reale. In quel momento ho scoperto cos'era la Camorra, perché io col papà di Maria ci giocavo. Io non so giocare a carte, prima stavamo giocando, l'unico gioco che conosco è il ciuccio, perché me l'ha insegnato il papà di Maria. E io ogni qualvolta che andavo a studiare a casa di questa ragazza, io vedevo i miei genitori erano non molto felici e non capivo. L'ho capito quando l'ho trovato a terra, che sono stato il primo ad arrivare quando l'uccisero. Sotto casa mia c'era una rosticceria e lo trovai sdraiato a terra e quel sangue mi è rimasto impresso. E io da genitore me lo sono posto il problema innanzitutto con i miei figli e mi auguro che un libro come questo possa servire in un'età particolare, quella dell'adolescenza, a far capire qual è la delimitazione tra il nero e il bianco, meglio, più che delimitazione, a capire bene qual è il nero e qual è il bianco, in una realtà dove esiste un miscuglio di colori e non tutto è ben delineato. Mi auguro di esserci riuscito con questo che è un contributo ad una causa importante, perché se non affrontiamo in modo serio e soprattutto l'aspetto culturale il tema Camorra, forse ci rincontreremo tra qualche anno, continueremo a fare delle belle presentazioni, ma avremo il problema Camorra ancora tutto sul tavolo. Dottor Lepore, chi più di lei può parlare di camorra, di collusi, di indagini, di stragi e anche di, diciamo, di una lieve, piccola connivenza di quella parte dello Stato che non sempre ci può rappresentare, no? Perché stragi come quelle di Via D'Amelio, di Capaci, fanno pensare molto, no? Fanno pensare a una classe politica del momento, fanno pensare a quello che poteva essere la magistratura in quel momento, le indagini. Lei ha seguito i più grandi arresti, lei racconta sempre che è andato in pensione mandando, togliendo da sottoterra chi ci viveva da topo, come era giusto che ci fosse, però assicurandolo alle galere e quindi a quel famoso 41 bis che ce lo darà per Dunque, prima cosa parliamo del libro, sempre. e poi che Certo, il libro racconta generalmente, questo. sì, ma generalmente uno parla, parla dei fenomeni che rappresenta il libro, ma non del libro che dovrebbe appunto spiegare questi fenomeni. Devo dire la verità, Tonino, come al solito, ha scritto un bel libro, proprio per le scuole, sia perché lo ha scritto in maniera chiara, semplice, e anche la formula adottata, quella dell'insegnante che riceve le domande da parte degli studenti sui singoli fatti, gli dà la possibilità a lui di spiegare i singoli episodi così come le dirige lui e l'orchestra. E ti devo dire la verità, me lo sono letto un po', ma mi ha fatto anche piacere perché tante cose le ho ricordate o le ho prese addirittura, devo dire la verità, soprattutto la differenza per alcune, come perché viene definita una cosa invece che un'altra e così via di seguito. Quindi mi ha fatto vedere, ma poi canta ogni capitolo, non so se è il suo, ma secondo me è il suo stile, che l'ho visto appunto nel libro della Precedente. Costituzione per i ragazzi, il fatto delle domande per far Le capire le schede schede, in modo, ecco, si chiama scheda didattica, all'epoca nostra non ci stava, noi tenevamo i sillabari, di cose, le asticelle, non so, per insomma. E quindi naturalmente fatto bene perché uno volendo rispondere a quelle domande, se ha capito o non ha capito e così via di seguito. Il fenomeno naturalmente la Camorra ha fatto bene,
perché lui prima cosa parla sì della camorra, ma parla anche della 'ndrangheta, di tutta la criminalità organizzata, delle bande che si sono formate qua nel sud, e le differenze tra l'uno e l'altro, eccetera, fa una differenza che io condivido pienamente, perché la più forte di tutto quanto è attualmente la 'ndrangheta a calabrese, perché in effetti non comporta, almeno fino a un po', collaboratori ce ne sono stati pochissimi. Sì, quasi nessuno. Perché in effetti purtroppo tutto il popolo collabora, è sempre stato per sue indole, e a prescindere dalla criminalità organizzata e quindi della 'ndrangheta, è proprio un fattarello, parlano molto, fanno i commenti, fanno ma no, non rivelano mai le verità, che se uno domanda, più dei siciliani che dice un saggio, un sente, no, che non sanno proprio, non parlano proprio. E ci sta, io sono andato a trovare l'amico Cafiro e mi spiegavano i carabinieri che c'erano due paesini, San Luca mi pare, ecco, uno era San Luca e un altro, che non si può passare, perché se uno passa con un turista dice, viene fermato, non dai carabinieri. Da qualche giorno da lui e domanda dove vai, che fai, se non le cominci torna a rete, non passare e te ne devi andare, che stiamo ancora a questo. Poi naturalmente abbiamo visto che si è infiltrata bene nel nord, nel campo economico, quindi la 'ndrangheta è quella che prima era ancora di carattere internazionale, era più la mafia siciliana, certo, che lavorava molto soprattutto sulla, oggi anche per effetto dell'intervento e l'ausilio dei collaboratori, perché anche là hanno cominciato, con Luchette è stato il primo fondamentale dei collaboratori in materia, e quindi anche loro si sono, e poi la magistratura, le forze di polizia hanno dato belle mazzate anche a loro, come alla Camorra. La Camorra poi giustamente lui ha definito di tipo gruppetti familiari, che in effetti costituiscono. L'unico che ha tentato di fare una confederazione è stato Muro, ma naturalmente ha provocato la confederazione degli altri, la nuova famiglia, esatto, eccetera, e quindi c'è stato uno scontro con tutti quei morti per terra. Meno, ecco, pericoloso dovrebbe essere invece quella pugliese, anche se in materia di contrabbando si è rivelata molto atroce, soprattutto creando dei mezzi, mentre noi lo combattevamo in mare il contrabbando, loro l'hanno combattuto i pugliesi, cioè l'hanno favorito per terra, creandosi dei mezzi di difesa molto pericolosi, che le manco i rostri, per cui mandavano fuori strada le forze della Guardia di Finanza. Ma certo sta a dimostrare il problema principale, io l'ho scritto anche in un libro. La criminalità organizzata non verrà mai meno fino a quando ci sarà il legame con la politica, fino a quando si terrà naturalmente, e lo vediamo giorno per giorno, certo, oltre al numero di comuni che vengono naturalmente commissariati, e quindi si dimostra il connessione. Ma oggi Bione, per grazie di Dio, sta parlando insieme a Ione, sicuramente qualche altro collaboratore importante, e vediamo gli arresti che stanno facendo in questo periodo sul mandato dell'autorità giudiziaria alle forze dell'ordine. E vediamo, non è che quello che è bello è che, o brutto possiamo dire, è che quando escono questi nomi tutti quanti dicono, ah, fino a me l'hanno acchiappato, cioè come se tutti quanti sapessimo chi sono questi personaggi. E nessuno però ha il coraggio di andare là e dire, sentite, che anche perché non abbiamo le prove, però la voce del popolo, anche se molte volte può tenere delle fantasie, ma qualche cosa di verità ci sta sempre, quindi bisogna ascoltarla, bisogna vagliarla, bisogna esaminarla bene per non incorrere poi in errori gravi. E purtroppo ora vediamo che in tutti i gangli della politica e della pubblica amministrazione ci sta questa cerchia, ma un'altra parte è naturale. Se i clan camorristici o della Sicilia, quelli mafiosi, costituiscono dei serbatoi di voti, se io voglio essere eletto, io mi basta che mi rivolgo a un clan, faccio un accordo, automaticamente vengo eletto. Ma è chiaro che naturalmente nulla si fa per senza niente. Una volta eletto, tu devi pagare, devi naturalmente devi dare qualche cosa in cambio. E questo è il risultato degli appalti, delle cose che stanno venendo fuori, perché purtroppo nei vari comuni d'Italia, perché poi sono i comuni che fanno
gli appalti e così via di seguito, è reale. Quindi fa benissimo lui a spiegare ai ragazzi che cosa è la criminalità organizzata, perché la si deve combattere e soprattutto per quali sono le possibilità per le forze dell'ordine per riportare alla normalità. Ma io sono sempre più convinto che se non si taglia il rapporto politica non si risolverà mai questo problema, perché il pesce, come si dice a Napoli, fede dalla testa. E quando io faccio le leggi, ecco, dando un esempio, la legge sugli appalti è un codice enorme, potrebbero abbassare poche norme belle, precise e chiare per risolvere tutti i problemi. No, io faccio un codice con tante possibilità, per cui ogni appalto può avere, per ogni imprenditore che deve vincere una gara, c'è il vestito. Allora io faccio una cosa legale, applicandola lì, applicando le norme di appalto e facendo vincere quello che naturalmente è poi è collegato con le attività camorristiche, mafiose o della comunità organizzata. Se non si riesce, se il cittadino non riesce a capire questo, automaticamente non la finiremo mai. Il terrorismo l'abbiamo combattuto e l'abbiamo vinto solo perché la politica ha fatto un passo indietro, ha isolato completamente, loro non si sono trovati con il terreno, non più il terreno sotto i piedi, e quindi naturalmente hanno alzato le mani, e noi infatti, a differenza di molti altri stati, abbiamo risolto il terrorismo nostro senza colpo ferire. Sì, ci sono stati morti prima perché sparavano in mucchia loro e noi sparavamo ancora, però alla fine abbiamo avuto, perché si sono dovuti arrendere, e li abbiamo presi quasi tutti. Avete scritto il libro, avete detto prima, l'ho scritto anche in un libro. Cioè, no, io è una critica alla giustizia, al sistema giustizia, e infatti io l'ho intitolato insieme con Nico Pirozzi, chiamatela pure giustizia se vi pare. Il dottor Lepore come la chiama? Come la chiama il dottor Lepore? È chiamatela pure giustizia se vi pare, proprio per questo, perché non credo a quel che non è giustizia. Ma sentite, ma è possibile, ma la giustizia è una condanna che è finita dopo 15 anni dal fatto, ma pare che sia la giustizia. E se chi un po' disgraziato, che poi non è detto che sono tutti delinquenti, ci può essere il diritto passionale, ci può essere il diritto occasionale, proprio che si è fatto che l'odio non si ripeterà più, eccetera. Se quello deve fare un istituto di pena, dopo 10-15 anni va a qualche parte, quando si è ricostruita una famiglia, si è ricostruito tutto un ambiente sociale, o io lo rimetto in galera per fare un anno, due anni, cose. È una cosa impossibile. E poi anche se si vogliono accelerare, perché il male della giustizia soprattutto è che naturalmente nessuno si fanno poi i politici per risolvere i problemi, dice facciamo un reato, manette dovunque, ma non è questo il sistema di fare giustizia. Prima cosa, la giustizia penale potrebbe essere risolta eliminando un sacco di fatti che oggi non sono costituiscono più reato, anche la stessa diffamazione a mezzo stampa, eccetera. Ma che sapete dire se è in offesa, allora ci sta pure qualcuno che si offende oggi, con tutte le male parole che dici, ma tutto quanto, eccetera, e si dica ognuno. Abbiamo i senatori che addirittura si sputano in faccia e poi ci meravigliamo, mi sono offeso nel loro modo fatto a far benedire, eccetera. Questo e poi abbiamo il signor Berlusconi, io non è che ce l'ho con lui per carità, però non è che mi simpatico tanto. Che dice che ha moralizzato il suo periodo, è stato il suo periodo peggiore di governo, che ha dato un cattivo esempio sulla moralità, tutte quelle schifezze che faceva, e lui che beato avesse teneva pure la possibilità di farlo, però era un cattivo esempio per tutti i ragazzi. Questo è il punto, che dice scusa, o fa quello, non lo possiamo fare pure noi, certo non a livello di Berlusconi perché tengono esordio, ma insomma a un certo punto. E le oggettine che ha addirittura non sa ci quant'anno, insomma, questa è una cosa immorale. Una cosa ancora più immorale, la compravendita di senatori e deputati, ma che scherziamo, ma qua siamo proprio al mercato delle banche, insomma. Quindi sono cose che il problema è la domanda che ci si pone e ci poniamo tutti, come è possibile che non si riesce a aggiustare la giustizia? Perché evidentemente può servire a tutti quanti, fa piacere a tutti, è utile per tutti quanti, anche la persona onesta, il momento in cui capita per poter
in capo nei rigori della legge, ma una contravvenzione, ma non approfitta della lentezza e non va, vabbè, dirci bene, chiediamo rinvii e così via di seguito. Questo è il punto. Allora, se sfruttiamo in sede penale, sfruttiamo il codice a un sacco di reati inutili e li sanzioniamo amministrativamente, questo è quello che si deve fare. E se in civile naturalmente si evitano tanti orpelli, appelli, contrappelli, tante garanzie, in caso vanno tutte garanzie, tutto qua, e poi le vittime non hanno nessuna garanzia, e lo stesso Stato non ha nessuna garanzia. Allora se si evita questo, forse possiamo andare. Ma ogni governo dice in prima, nell'ordine del suo programma, al primo punto, riforma della giustizia, ma nessuna riforma di niente. E ci siamo accorti che non è una questione di 20-30 anni, è una questione di 200 anni fa, perché le requisitorie dei procuratori generali di una volta, 1800, fine 1800, prima 1900, dicono le stesse cose di chi il Presidente della Corte per oggi, le stesse lamentele, mancanza di mezzi, strutture fatiscenti, quantità enorme di... A questo poi si deve aggiungere il numero anche di avvocati, perché non c'è un limite. Diciamo le cose come sono, quindi molti si offendono, ma non è che me la piglio con gli avvocati. Ma se io creo un numero di avvocati in un distretto, in un bacino di utenza, che ne prevede 1000 e io ci metto 10.000, è logico che è causa sana fa, perché chi l'ha una campa pure loro. E allora invece di arrivare a delle forme transattive o altre cose, loro per ogni questione lo facciamo contro, lo facciamo contro, e naturalmente fanno altre citazioni, si creano attraverso molte volte delle rendite che si sviluppano secondo quando Ugis, parliamoci chiaramente. Allora, tutte queste cose dovrebbero dire chiaramente e riformare tutto quanto. Ma fino a mo se parla, ma non si può resta niente. Allora, dopo questa lezione. No, che lezione? Presa spunto da. Si è seccato la gola. Francesca, ti dispiace prendere un po' d'acqua? No, ma mi dispiace. Io ho la vocazione della Valletta. Allora, in questa presentazione che sicuramente poco avrà di normale, insomma, meno male per noi, per quello che può essere ritenuta la normalità, ci tenevo appunto adesso a parlare e a chiedere a Adriano la lettura di questo libro, con quello che è un lavoro quotidiano che tu svolgi, con delle difficoltà, come giustamente diceva il dottor Lepore, l'applicazione... Ma è un collega? Sì, la procura di Adriano. Ah, ecco, perché se non conosceva? E quindi sicuramente, ecco, nel quotidiano l'osservazione giusta del dottor Lepore, dove si evince che c'è una difficoltà a volte, perché non tutti poi sono veramente colpevoli, o comunque le lungaggini dei processi, alla fine dopo 10 anni, 15 anni si scopre che quella persona ha perso del tempo, ha bruciato parte della sua vita da innocente. Quindi come? Scritto in maniera giusta, sicuramente di accompagnamento, le schede didattiche, anche schede poi che sono aperte, quindi la possibilità di lasciare l'interazione dello studente in una conoscenza maggiore di quello che è il racconto di Tonino, che è vero che l'ha romanzato, però è pur vero che il racconto nasce da qualcosa che è veramente accaduto e che accade. Ci sono ricordi di persone, il giudice Falcone, il giudice Borsellino, Peppino Impastato, Don Peppe Diana, oppure ecco semplici mamme, semplici figlie che si sono poi trovate a dover essere ricordate come vittime innocenti di camorra o criminalità, come giustamente il dottore, comune o quella che vuole essere tale definita. Sì, intanto ringrazio per l'invito a questa presentazione, molto gradito proprio perché ho letto questo libro e l'ho trovato veramente molto interessante. Sicuramente diciamo, l'opera meritoria di Tonino è stata questo diciamo, sforzo divulgativo, perché secondo me diciamo, mi soffermo tanto sui problemi della giustizia, l'ha fatto il procuratore Lepore, ci sarebbe da parlare in eterno. Mi volevo concentrare sul libro proprio perché, dicevo, importante questo intento divulgativo, perché in effetti lo diceva Tonino prima,
la camorra non la spiega nessuno a scuola, non la spiegavano ai tempi che facevo io l'elementare, le medie, non so se oggi, forse nell'educazione civica, qualcuno si mette a descrivere che cos'è la camorra. E allora un libro di questa portata ha un valore estremo, importante, perché secondo me la riflessione che ho fatto poi leggendo il libro è questa: al di là, voglio dire, di quelle che possono essere le conoscenze che poi ciascuno di noi acquisisce nella propria vita o in base alla propria contesto familiare, noi dobbiamo pensare che ci sono delle persone in una città come Napoli, in una realtà come la Campania, Sicilia, che nascono, vivono immersi nelle realtà, nei fenomeni criminali, e a queste persone nessuno spiega evidentemente che si trova all'interno di un nucleo camorristico, mafioso, ndranghetistico. E allora un libro come questo credo che possa essere illuminante proprio per persone che appunto scoprono improvvisamente la camorra, perché poi il dato sul quale riflettere secondo me è questo. Diciamo, lo dice bene Tonino nel libro: la camorra, la mafia, questi fenomeni criminali sono dei fenomeni socioculturali, sono profondamente radicati poi nelle strutture sociali, e allora è chiaro che c'è tutta una pervasività del fenomeno criminale che è poi diciamo, il nutrimento fondamentale perché queste stesse società criminali possano andare avanti, e creare quindi una consapevolezza su questi fenomeni, a cominciare evidentemente dalla scuola, ritengo sia molto importante. Un altro aspetto secondo me molto positivo del testo è, oltre al fatto appunto di la trovo molto azzeccata l'idea dell'insegnante che, raccontando poi le storie di mafia dei singoli eroi o antieroi, come li vogliamo chiamare, coinvolge i singoli studenti. Dicevo, un altro aspetto molto interessante era appunto quelle schede che chiudono ogni capitolo, dove ci sono appunto una serie di domande che in qualche modo servono poi al lettore, evidentemente al ragazzo a cui poi è indirizzato il testo, di prendere parte in qualche modo, vedere il livello di comprensione. Tra queste domande, mi incuriosivo ovviamente la mia qualità di magistrato, ce n'era una che diceva: se tu fossi un magistrato, come combatteresti la camorra? E la domanda era, cioè, sarebbe interessante vedere poi i singoli ragazzi cosa risponderebbero. Il magistrato si deve muovere nella legalità con gli strumenti, e diciamo quello che può fare è quello che sappiamo, no? Indagini, misure cautelari, sentenze di condanna e quant'altro. Però la riflessione poi secondo me fondamentale da fare è questa, e cioè l'intervento poi repressivo, punitivo dello Stato, quindi della magistratura, delle forze dell'ordine, non può essere da solo sufficiente evidentemente a scardinare e a sconfiggere questi fenomeni criminali, ma c'è bisogno, e qui secondo me il valore del testo esce fuori nella sua dimensione migliore, c'è bisogno di creare una coscienza collettiva
della società, perché soltanto attraverso una consapevolezza di quel tipo si può iniziare a pensare di combattere quotidianamente nella vita quotidiana i fenomeni criminali. Perché, e qua veniamo al discorso del radicamento culturale di queste realtà, è talmente forte, è talmente radicato che soltanto con una grossa consapevolezza e soltanto laddove le persone si rendono conto, come diceva bene Tony, dove sta il bianco e dove sta il nero, si può iniziare a decidere dove stare, perché altrimenti si rischia di rimanere in quelle situazioni, appunto l'ignoranza chiaramente facilita queste, queste situazioni, in quelle situazioni di mezzo in cui probabilmente per ragioni economiche, per tanti tipi di ragioni non si sceglie dove stare, si rimane come dire, in quella realtà ancorati senza rendersi conto della, di stare contribuendo evidentemente a, alla diffusione, allo sviluppo di questi fenomeni. E allora chiudo questo intervento proprio rimarcando secondo me l'importanza di questo testo nel creare una coscienza a partire dalle scuole, che secondo me è il primo passo necessario. Poi arriverà l'intervento necessario punitivo dello Stato, ma ad oggi di condanne ne possiamo contare a miliardi, di boss condannati all'ergastolo ne possiamo enumerare tanti, ma la realtà ci dice oggi purtroppo in Campania, in Sicilia, in Calabria, la camorra, la mafia e la 'ndrangheta non sono state ancora scontate. Allora, ringraziando Adriano, prima di passare all'ultima, ma non ultima, me la sono riservata proprio con il fiore all'occhiello, perché... Bella anche se è nuova, l'ultima non è nuova. Perché abbiamo parlato tutti, abbiamo dalla bellezza di questo libro, però che cosa ci ha accomunato a tutti quanti, a lei, Adriano e a me? Il fatto di dire questo libro deve necessariamente andare nelle scuole, è stato scritto per le scuole, però è stato scritto proprio nella maniera più giusta, cioè accompagnato, c'è Mario che racconta le storie, però racconta le storie che sono storie vere, che servono a stimolare, ci sono le schede, quindi c'è tutto quello che, come tutti abbiamo tirato fuori, la possibilità di dare una mano ai giovani e di accompagnarli in una conoscenza vera, non artefatto, non troppo spesso come quella che la televisione ci vuole dare. Quindi il titolo in particolare, certo, è molto sviluppata la prima parte, la camorra uccide, ma è importante il silenzio pure. Uccide. Certo. Perché il malamaro... Il titolo l'hanno scelto i ragazzi, io ho messo a disposizione più titoli, poi sono loro che hanno scelto questo titolo. Perché la collaborazione che manca assolutamente in questo campo da parte dei cittadini ci rende naturalmente il lavoro molto più difficile sia per le forze dell'ordine sia per la magistratura. Se ci fosse una vera e propria collaborazione, quante volte per esempio si trova il cadavere per la strada e il questore dice c'è assoluto silenzio, non c'è uno che parla, eppure non possiamo dire che nessuno sa niente in nuovo quartiere, si sanno tutto e di tutte figure se non sanno chi è. Per esempio il fatto della bambina gettata a Caivano, Parco Verde. Dal Parco Verde, ma è possibile, ma noi diciamo sciocchezze, è possibile che nessuno sa niente di quello là, tutti lo sanno che è, ma hanno talmente paura, o qualche volta per spirito di solidarietà, perché questo dipende anche, l'attività illecita aiuta le famiglie non soltanto del boss ma anche di tutti quelli che ci stanno attorno. Ieri hanno arrestato Cimino, che è il boss del bomba, e hanno applaudito quante volte davanti alla caserma dei carabinieri alla Pastringo, quando escono di nuovo tutti applaudono, e questa è però una cosa proprio del popolo napoletano, perché si va a Moin, si saluta, che su grandi eroi un boss viene arrestato, cioè senza pensare che chi le cambia un coppa alle spalle e
sulla vita e sul lavoro degli altri. Questo quello è un vero e proprio concorso esterno. Ma certo. Bravo. Allora bisogna cercare di convincere la gente a collaborare, perché collaborando allora finisce anche la potenza del boss e della malavita, perché quando sa che la gente reagisce, ti viene denunziato, e noi l'abbiamo visto per in effetti nel campo delle estorsioni ai commercianti, quando si sono fatte l'associazionismo, automaticamente e tutti andavano a denunziare, i carabinieri e la polizia arrestavano, noi giudicavamo e condannavamo perché avevamo subito le prove pronte, e allora anche le estorsioni sono diminuite notevolmente per, certo, i commercianti. Là dove non c'è l'associazionismo, per esempio nei piccoli centri al nord di Napoli, non tanto nel Vesuviano, perché anche là tra Portici, Ercolano eccetera si sono coalizzati e hanno formato le associazioni, allora bisogna stare uniti. Io molte volte ho proposto, scusate, ma avete un furto nel appartamento, sapete chi è stato? Beh, allora chi è la vittima ci va insieme con 3 o 4 condomini e va a denunciare, perché quello da solo non lo fanno perché possono naturalmente aver paura, certo, o dice che chi mo fa va, poi chi mi difende io rimango su un ufficio, e per che cosa? Tanta roba non lo tengo nemmeno, una restituzione c'è, cioè, ma se in effetti si coalizzano e si fanno voto, l'associazionismo, cioè la collettività, in più si vince, da solo non è difficile vincere. Quel questa famoso noi di cui parliamo sempre, insomma. Allora, prima di passare la parola a Loredana De Vita, ci tenevo, visto che l'hanno detto tutti, lo stavo dicendo poco fa, questo libro a settembre, quindi dopo le vacanze estive, lo presenteremo in diverse scuole. Lo presenteremo alla scuola dove Loredana insegna, che sono le scuole più napoletane, le scuole che ci ha visto anche alunne a me a Loredana. Lo presenteremo all'Istituto Maristi, che accoglie anche il presidio di Libera Giuliano, quindi un territorio che purtroppo veramente devastato da camorra, da roghi, sversamenti e quant'altro, e sicuramente tante altre scuole. Quindi adesso impegno Adriano Del Bene, il dottor Giovanni Venicolepoli, di essere con noi perlomeno in un paio di scuole. Ottobre. Ottobre, dopo sì. Il quando ritorno alla scuola e vedere pure gli impegni. Certamente, impegni permettendo, perché sicuramente un libro del genere con le loro testimonianze, no? Un po' come quella di Mario e come quello dei personaggi che ci hanno, eroi e anti-eroi, come tali li vogliamo definire, che ci hanno accompagnato, secondo me dà maggiore incisività, perché i ragazzi sono affascinati, quindi magari Adriano potrà anche avere qualche risposta, no? Sì. Casomai qualche futuro magistrato, insomma. Quindi benvengano questi momenti così. Detto questo, Loredana, tu i ragazzi li conosci, li formi, abitiamo anche un quartiere, insomma, non più terribile, però sicuramente con delle difficoltà, quindi sei mamma di 4 ragazzi, lo possiamo dire, quindi come madre, come docente, come formatrice, questo libro sicuramente ti avrà dato più spunti. Questo libro mi ha dato molto, tanto per cominciare. Io l'ho letto 2 volte. L'ho letto una volta per capirlo e una volta per sentirlo dentro. Io insegno ai ragazzi grandi, quindi la mia difficoltà iniziale è stato un linguaggio molto semplice, che è adeguatissimo ovviamente a ragazzi di questa età. Però mi sono ritrovata su tantissimi aspetti e anzi, ad alcune delle tue pagine ho aggiunto cosa hanno detto i ragazzi grandi alla stessa domanda che poneva Mario. Io sono partita dal sogno, tu inizi il tuo libro con un sogno bellissimo di una Napoli che tutti vorremmo, di una Napoli quasi utopistica, no? Una Napoli che non c'è, che però potrebbe esserci se, come diceva il dottor Lepore, si credesse un pochettino di più nel gruppo, no? Invece che nell'individuo unico. E mi ha colpito molto il silenzio, perché per chi entra in classe con i ragazzi tutti i giorni lo sa che ci sono tanti tipi di silenzio. C'è il silenzio agghiacciante di cui ci parla Mario, e lì tu intuisci c'è qualcosa di fuori norma. C'è il silenzio di quelli che non vogliono essere interrogati, ma è un silenzio diverso. C'è il silenzio della paura, e c'è perché si sentono minacciati da qualche bullo, per esempio, o c'è il silenzio dell'umiltà. E questo è il silenzio più spaventoso di tutti, per quello almeno che è la mia esperienza entrando in classe. Io mi occupo a scuola di camorra, però ecco, ripeto, io lo faccio con ragazzi più grandi, perché penso che
l'unico modo per far capire ai ragazzi sia di parlare e testimoniare attraverso il proprio vissuto, prima di tutto, una coerenza che deve essere prima di tutto personale. Io mi sono trovata in una scuola a Portici ad avere a che fare col figlio di un camorrista, un episodio abbastanza divertente, ma l'ho avuta vinta io, perché i ragazzi, quando hanno visto la persona forte, si sono schierati dalla parte giusta, ed era una scuola media. I miei ragazzi grandi, però, al tuo a camorre o racket, io non parlo napoletano, quindi vi chiedo scusa per la mia pronuncia un po' strana, a camorre, a monezza o cose del genere, i ragazzi grandi hanno risposto, hanno, avrebbero aggiunto, mi hanno detto, a camorre su esorde, a camorre a fatica, a camorre ci protegge e a camorre su guaglione. Sui guaglioni. E le ragazze. Sì. Sì, perché c'è anche questo fenomeno. Certo. Ma quello soprattutto, i ragazzi sono attratti dal facile guadagno, perché nessun imprenditore ti paga quanto può pagare per fare il pusher o per fare la vedetta per lo spaccio della droga, però devi mettere in conto non soltanto la possibilità dell'arresto, ma soprattutto l'80% dei casi di andare a finire sottoterra subito, poi non andare in banca a 25 anni. Certo. Da questo punto di vista, diciamo anche da un punto di vista tecnico, queste famose schede che tu hai inserito, ma non solo, anche gli inserti, quelli grigi, no? Sì, gli approfondimenti. Dove in realtà sono gli approfondimenti, no? Anche questi ho trovato molto, 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 molto interessanti proprio per i ragazzi, soprattutto per la scuola media, forse il biennio, l'ultimo biennio di scuola elementare, anche dipende da come sono formati i ragazzi all'interno della scuola. Perché sono proprio questi luoghi comuni, no? Che un educatore, un insegnante dovrebbe provare ad abbattere. E io credo che il tuo libro, sebbene sia indirizzato soprattutto ai ragazzi, in realtà non farebbe molto male agli adulti. No. Ci sono molti adulti che, pur avendo consapevolezza, non so quanto sia coscienza, ma pure sanno che ci sono dei problemi, hanno però lo stesso atteggiamento che hanno i ragazzi, cioè si assimilano, abbassano il loro livello o perché hanno paura o perché non hanno le parole per parlare di queste cose con i ragazzi o perché non vogliono prendersi responsabilità, perché tu quando entri in una classe a volte non sai di chi è figlio, di chi è parente quel ragazzo particolare con cui tu stai parlando, lo intuisce a un certo punto che c'è qualcosa che non va, no? Però vivere assieme ai ragazzi significa mettersi accanto a loro, in mezzo a loro, e far venire fuori tutte queste sensazioni, queste linee guida che tu hai tracciato nel tuo libro. Per cui io veramente penso che il libro andrebbe proposto agli educatori, oltre che ai ragazzi, proprio perché il linguaggio è semplice, proprio perché insegna che si può parlare di cose così complicate in una maniera diretta. Quindi non trascurerei da parte tua questa possibilità. Il libro mi è piaciuto anche per un'altra ragione, perché non è un libro che parla soltanto, no? Ma dà anche delle indicazioni. Ci sono dei libri di denuncia che ti dicono i fatti stanno così e si fermano, te li lasciano in mano. I ragazzi non sono in grado di farci niente con i fatti in mano, no? I ragazzi hanno bisogno di avere delle linee guida e tu le hai date perfettamente. Non a caso il professore è un professore militante, vero? Ah, bravo, uno di quelli che piacciono a me. Anche io sono Maria, vabbè. Ok, educare a che cosa nei riguardi della camorra e in maniera particolare tramite questo libro che io ritengo prezioso. Educare a vincere la paura vivendo consapevolmente. Ciascuno di noi nella propria esistenza si trova a commettere anche degli errori banali. Tu citi il cavallo di ritorno, per esempio, no? Oppure il furto senza denuncia,
o tante altre piccole cose che ciascuno di noi commette, o comprare anche in mezzo alla strada, no? Alimentando il mercato nero, o tante altre cose, no? Che se tu ti fermi un attimo a pensare, tu sai bene che stai facendo qualcosa di scorretto, però lo fai perché risparmi. Da qui poi viene una delle mie tre domande, dopo alla fine ti faccio tre domande. Quindi vivere consapevolmente, educarsi a vivere consapevolmente, significa sapere esattamente io se sposto questo bicchiere da qui a qui, sto facendo qualcosa di giusto? E bisogna saperlo, perché è una scelta, perché si deve scegliere, perché i ragazzi devono imparare a scegliere. Un'altra delle tue linee guida è quella di non accettare la macchina del fango, no? Tu ne parli in varia misura, no? Se tutte le persone che si sono schierate con Peppe Diana, cioè hanno subito avuto il fango addosso, no? Perché conveniva a qualcuno. Ma è giusto questo? Forse più che conveniva a qualcuno, conveniva a noi stessi. Eh sì, era una autogiustificazione per deresponsabilizzarsi da un impegno, sì, è così. Essenzialmente. E invece bisognerebbe insegnare ai ragazzi a risalire all'origine, no? Alla verità, a non prendersi le cose così, ma ad andare più a fondo. Un'altra linea guida. Vincere i luoghi comuni che ci consentono tutto. Tra questi, appunto, no? I sordi, ci fanno fare sordi, ci proteggono, Stato non ci pensa. Tutte queste cose che abbiamo sentito anche a Fuori Rotta, a Rione Traiano, per esempio, con la Davide Bifolco, ma tante situazioni, no? La Camorra ci protegge, tutti i ragazzini per la strada a Fuori Rotta a manifestare contro le forze dell'ordine. Cioè, è una cultura. Cioè, la Camorra incomincia a fare cultura. E questo a me, che insegno in una scuola, fa veramente paura. Perché non è più soltanto l'impresa, no? Dopo il terremoto, come tu dettagli molto bene nel testo, ma la Camorra incomincia ad essere una cultura. Forse, e questa fa parte di un'altra delle tre domande, anche appoggiata da una serie di serie televisive che, fatte in ambienti, in ceti un po' più elevati, probabilmente ragazzi preparati, ragazzi che sanno spogliare delle cose, insomma, prendersi solo il ridicolo, non lo so, forse funziona, ma i ragazzi che hanno solo quei modelli, tipo i ragazzi di cui parli tu, o tipo i ragazzi della scuola dove ho insegnato io a Portici, cioè non lo so se fa tanto bene. L'ultima linea guida, secondo me, è educare alla speranza. Cioè, i ragazzi oggi perché dicono, quelli grandi, no? Mi hanno detto, professore, Camorra ci protegge, professore, le c'era fatica, è femmine, qua, là, sopra e sotto. E io li guardo così, capendo a metà quello che mi dicono, però mi sforzo tantissimo di capirli. Perché loro non credono più nello Stato. Non credono più nella famiglia, non credono più nella scuola, noi parliamo proprio della scuola, ormai non ci vede più nessuno, tranne pochi eletti. Allora, questa è un'altra delle linee guida che bisogna curare moltissimo. Cioè, vedi, quando tu alla fine del libro dici, alla fine, dopo aver fatto questo discorso, i ragazzi si sono messi a lavorare, allora abbiamo fatto questo, siamo andati per la ragazza, per il papà della bambina, fare una serie di cose che rendono i ragazzi protagonisti. Concludo facendoti le mie tre domande, che in realtà ti ho già detto, te le ho segnate perché così ti è più semplice. Una è proprio quella sui programmi televisivi, no? Cioè, tu quanto pensi che un programma televisivo dove vengono soprattutto messe in ridicolo certe situazioni, no? Oppure certe forme di esibizione sottolineano per i ragazzi, soprattutto gli adolescenti, quella forma di superpotere che loro stanno cercando in se stessi, perché gli adolescenti sono così. La seconda domanda è quanto oggi, questo riguarda un po' gli adulti, no? La ricchezza individuale, cioè il desiderio di arricchirsi, di diventare come Berlusconi, no? Come diceva il dottor Lepore, quanto quel desiderio di individualità, di ricchezza così forte, non stia invece nutrendo un malessere generale, lo alimenta, appoggiando anche poi quelle che sono delle politiche di malgoverno, per esempio. E l'ultima,
molto spesso gli adulti si deresponsabilizzano. È possibile secondo te, io la mia risposta ovviamente ce l'ho, è possibile secondo te che i ragazzi, i piccoli, possono, cioè, fare il processo inverso? Okay. Parto dalla terza, sì, la risposta. Io dico la verità, io sono ottimista quando parlo con i ragazzi, perché a mio avviso questo deve essere il ruolo di un educatore, di un genitore, di un adulto. Se dovessi scrivere un libro rivolto a quelli della mia età, sarebbe un libro non solo di tutt'altro target, ma anche con un altro fine. Perché io non credo che si possa fare molto per quelli della mia generazione. Non ci credo. Penso invece che si possa e si debba fare tanto, tantissimo per quanto riguarda i ragazzi, perché c'è questa sorta di, tra virgolette, educazione al contrario. Io l'ho visto con La Costituzione siamo noi, che è l'altro libro di cui parlavo prima, scritto in modo ancora più semplice, perché rivolto ai ragazzi delle scuole elementari, io cosa faccio? Scrivo il libro, lo porto a scuola, quando i ragazzi mi sottolineano e mi dicono passò, ma che volevo ricere, io dico qui devo spiegare in modo più semplice. E la cosa bella, sa qual è stata? È che dopo che abbiamo fatto la presentazione, i ragazzi hanno portato il libro a casa, attraverso i social network mi sono arrivate le mail da parte delle mamme che avevano letto un libro. Dicevano pure loro, posso, è un primo libro che ha letto, ma la Costituzione è una cosa semplice. Cioè, quindi tu alla fine, se riesci a far capire ad una donna che non ha mai letto un libro in vita sua, che cos'è la Costituzione, secondo me hai fatto tanto. Allora io sono convinto che queste cose debbano essere fatte, perché il problema più serio del nostro paese è la cultura che nel corso degli ultimi 60-70 anni oramai fa parte del nostro DNA. Edoardo diceva in Napoli milionario, l'uomo onesto arruina la casa. Questo purtroppo è il sentire comune, c'è poco da fare. E anche io sono consapevole di un fatto, questo lo dico ai grandi, non ai piccoli, i piccoli non lo devono sentire. Io sto creando dei portatori di handicap perché i miei figli non sono attrezzati alla nostra società. Però io penso che il ruolo del genitore è quello di costruire tanti portatori di handicap, non educarli appunto a difendersi. E questo io provo a fare con questo libro, ma anche con altri rivolti soprattutto ai ragazzi, perché io scrivo anche romanzi per adulti, lì mi diverto di più perché lì sono il vero Tonino, quello che ama giocare, quello che ama anche quello che ama anche affrontare in modo duro e crudo la nostra società attraverso i libri. Ma l'esercizio di scrivere un libro per ragazzi secondo me è fondamentale perché è solo lì che si può fare qualche cosa. A me questa esperienza di lavorare a contatto diretto con i ragazzi mi sta dando molto, perché ti rendi conto che anche il bulletto, quello che viene dalla famiglia, che ti provoca, poi alla fine, se tu lo metti in un discorso, lo isoli anche un po', è lui che poi, pur venendo da una famiglia particolare, chiede di essere accettato in quel gruppo, perché lui non vuole essere minoranza. Perché lui è maggioranza quando fa il bullo e gli altri lo seguono perché hanno paura. Ma quando lui si trova ad essere isolato in un angolo, lui si adegua. Ed è questa l'operazione culturale che bisognerebbe provare a fare, che è una cosa non semplice, è una cosa complessa, perché oggi non abbiamo più le famiglie di una volta. Io mi ricordo che... A prescindere dal fatto che non è che non ci sono le famiglie di una volta, non ci sta una famiglia proprio. Per il semplice fatto che su di 100 matrimoni, dopo le mancano 90 soprattutto quando separati.
Sì, ma anche al di là di questo c'è anche un'altra cosa, cioè non è solo questo, questo sì, ma è anche come si vive oggi con i tempi che noi abbiamo. Cioè io con i miei figli il sabato e la domenica io spengo tutto e faccio il padre, ma gli altri giorni mia moglie lavora e torna alle 10, io se tutto va bene torno più o meno a quell'ora, cioè quindi diventa complicato, cioè tu non c'hai quella figura. La televisione non unisce, divide soprattutto, perché quella televisione anche a tavola, tutto quanto, dicendo guarda poi per il dolce, no, e mentre mangio, guarda in terra, chi ne parla per fare televisione si parla più, una volta almeno si cominciava a parlare. Ma comunque sì, oggi diciamo le cose con le separazioni di fatto delle famiglie, sì, tutti e due si mettono d'accordo, conducono una buona vita, educano i figli, ma il ragazzo sentirà sempre che non ci sta una famiglia, certo. Perché avrà oggi il padre, oggi la madre, e lo viziano tutti e due, soprattutto il padre, per naturalmente conquistare il suo amore, il suo affetto e così via di sé. Per senso di colpa. Allora questa funzione che di sostitutivo la deve fare purtroppo la scuola, che già istituzionalmente dovrebbe farlo, ma oggi ancora di più che naturalmente gli insegnanti, e devo dire la verità, poi in definitiva si parla male degli insegnanti, ma gli insegnanti per quanto riguarda quando meno l'80% degli insegnanti fa il proprio dovere, anzi oltre il proprio dovere. Io lo vedo alla Scampia, gli insegnanti di Scampia sono un'eccellenza e ne parlo bene, pur venendo io da una famiglia di insegnanti, ma erano altri tempi, si organizzavano in tutta un'altra maniera. Diciamo che la scuola italiana è un'eccellenza, proprio per questo esatto. Stanno provando a modificarla, esatto. Perché le cose buone bisogna poi dobbiamo adeguarle al paese. Si deve modificare perché ancora pare alcune cose che non vanno più di moda, cioè, e non si insegna ancora le lingue straniere, ormai tutto quanto parla inglese e soltanto in italiano e qualche greco e i greci, ma magari ci superano tutto, no, parlano più lingue. Parla più lingue e rimaniamo soltanto ignoranti e dietro perché non sapevo l'inglese, quindi fanno bene i ragazzi a studiare l'inglese sin dal primo momento, ma il problema è formare gli insegnanti di inglese, perché molto c'è gli insegnanti. L'abbiamo qui, gli insegnanti di inglese. È collega di mia moglie, vabbè, quindi va bene. E gli insegnanti di inglese perché molti insegnanti rimangono insegnanti, pure meno in quello che hanno imparato, all'orientale o all'altra cosa, ma non vanno più in Inghilterra, in un paese dove purtroppo deve esserci la pratica continua per parlare inglese, perché molti vocabili cambiano. L'altra domanda, quella per quanto riguarda i programmi televisivi. È vero, su un ragazzo che viene già da una cultura particolare dove il camorrista è il tipo buono, quello può arrecare un grande danno, però non è che dobbiamo crocifiggere chi li fa. Io devo forse essere sincero. Spiegargli, no? Spiegargli anche sì, la verità. Io ti dico quello che ho fatto come padre. Io quando uscì il camorrista di Tornatore, dovetti vederlo di nascosto perché mio padre mi vietò a prescindere, cioè non aveva mai visto nemmeno lui, però avevo capito il contenuto e mi vietò. Io lo vidi di nascosto con una VHS pirata, poi è diventato uno dei miei film preferiti per come lo ha impostato Peppuccio Tornatore. Gomorra, la serie, non il film, quella di Sky, io ho avuto la richiesta da parte dei miei figli, papà vogliamo vedere Gomorra, io l'ho visto insieme a loro, cioè ho provato a commentare, ma loro 10 anni, 13 anni l'abbiamo registrato, l'ho visto prima io per capire, se un film tu lo vedi accompagnato con un genitore, del genitore che ti dice determinate cose, ti fa capire alcuni messaggi, cioè, oggi per fortuna con Sky tu blocchi e puoi commentare senza alcun tipo di problema, però il problema sono sempre i genitori. Bravo, cioè, quindi torniamo sempre lì, il discorso no? È sempre quello, il discorso è sempre una mediazione, una questione. Sulla serie di Sky io mi sono battuto fino all'ultimo perché c'è un falso storico. Fatto. I fatti che sono riportati, che fatti, devo dire la verità, tecnicamente fatti eccezionale,
Però naturalmente oggi gli eroi per i ragazzi dei quartieri sì, sono Savastano, è quello là che ha fatto il comunista, ma quelli riproduce una la guerra e riproduce la camorra del 2004, quando io presi possesso in procura. Io chiesi ai tre registi e feci un dibattito sul Rai 24, mi pare, sì, con Paolo Carillo. Esatto. Contestando loro, io dico benissimo, avete fatto bene, è un buon lavoro tecnico, c'è, però mettete una decca lì all'inizio che fate quel tratto, la cosa si riferisca al 2004. Quando tu mi porti questa situazione, prima cosa fai un danno a Napoli, ma fai un danno soprattutto alla zona di Scampia, dato che io difendevo soprattutto la zona di Scampia, perché erano i fatti tra i scissionisti e Di Lauro del 2004, quello riproduce la situazione. E naturalmente, dicevo, mettete una scheda appunto, e basta, almeno ora il giapponese o l'americano che deve pensare che a Napoli, a Scampia, questa è la vita che ci sta, che mentre invece è completamente cambiata. Scampia non è quella di una volta, non è più il grande mercato o internazionale della droga, oggi è un mercatino regionale, ci sta la droga ma è poco, è quella che ci sta più a Rione dei Caspiti, a Albomere, così mi dissegno. Mentre invece no, ci sta pure Albomere, sì, sì, no, anche a Rione Traiano. Allora questo è il punto, allora bisogna essere realisti, perché tu porti e dici no ma noi non l'abbiamo con anzi Scampia ci ha accolto bene, sì è vero perché ci hanno dato i soldi a molti di loro, cominciando da ma quello là, il detenuto collaboratore che ha fatto i film, eccetera, che fa parte del ho capito, sì. Di Vai. Fatta un'associazione. Hanno avuto dei soldi, sono stati. Invece io ho spinto Angelo Pisani a farli andare via. Siamo riusciti in primo momento a non farli fare le scene, e però si è denato quartiere, perché il signor sindaco, invece di pensare a Napoli, a via Caracciolo aperto, poteva benissimo vietarlo perché veramente portavano la distorsione. E loro, la loro difesa era questa. Dice no, ma noi non ce l'abbiamo con le scambianze, sono stato molto gentile, né con i napoletani. Però abbiamo un po' con l'andamento in Italia, senti, ma non compita le scale. Allora ci inviate pure un fisso. Scusa, tu lo ambienti con le vele in continuazione che ci fai per lì. Parlo tutti i napoletani che parlavano in italianese, ma che caspita sta dicendo? Finì questo, ma comunque è una voce isolata nel deserto, poi non era in associazione. E hanno fatto pure la seconda serie, stanno facendo. Però il fatto è che quando noi vediamo una serie simile a quella di Gomorra, però ambientata negli Stati Uniti, pensiamo a un film bellissimo con Robert De Niro, Bronx. Sì, il problema è che tu vivi la stessa realtà. Però il dato concreto è che mentre tu là hai la consapevolezza che trattasi di fiction, qui no. Però il tema è bene, sì, la didascalia all'inizio per far capire, oppure la voce fuori campo dici pazzi, ma fallo capire che non è questa la situazione reale. Quello è un falso. Lo so, ma anche le storie, cioè anche se uno vede tutta la serie e legge Gomorra, cioè si vede che poi alla fine non c'è una serie di inizio. Saviano avrà i suoi pregi, io ce ne ho molto pochi. E non è vero che diceva abbiamo fatto conoscere i Casalesi fino a Casalesi, fino a un certo punto. Ma lui ci ha zuppato il pane perché naturalmente oggi sta facendo soldi a Palante, perché anche questa figlia si è qua. E tratta sempre dei processi nostri, e naturalmente non l'aveva messo lui nel film comune, si era avviato gli appunti e poi ha detto ha fatto tutta questa sceneggiata, quindi ha avviato la risolta, eccetera. Quindi è stato sfruttato benissimo da Mondadori, insomma, non sa chi l'ha sfruttato. Quindi naturalmente si è fatto. Ma quello adesso è un marchio che funziona comunque, certo, perché è un marchio che funziona all'internazionale, tutte quelle copie vendute. Però questo qua porta di storia. Io avrei voluto che il sindaco invece si ribellasse, se ne è potuto loro. Cioè, vedi, certe serie, no? Viste da un punto di vista storico, no? Allora danno qualcosa ai ragazzi, perché tu glieli inquadri come fenomeno storico, perché comunque i ragazzi li devono conoscere, devono sapere che cos'è e finisce lì. Ma così come la sensazione che ricevo io è una reclama eccessiva invece di uno stile di vita che per i ragazzi, per un certo tipo di ragazzi. Però consentimi un attimo una battuta, il problema qual è? Quando tu vedi questi film,
c'è, prima dell'inizio c'è il bullino. Sì. Film che i bambini devono dire accompagnati, però bisognerebbe dire da chi? Infatti, bisognerebbe scriverci da chi? Accompagnati da chi? La figura più importante in questo film, quale può essere come accompagnatore? È quello il problema. Tu li segui come tuo figlio, ma molti c'è anche una realtà vera. Se noi sequestriamo le aziende alla camorra, vuol dire che quella eccede, purtroppo quell'azienda non può andare avanti, perché con il sistema camorristico, con l'evasione fiscale, tutto in nero, senza misure di prevenzione, poteva andare avanti. Ma se io metto a posto tutto, non ce la faccio, devo chiuderla. Sai che mi danno, la gente se la prende con la magistratura che gli ha fatto perdere il posto. Fallo far capire a loro che quell'attività in nero va bene per, momentaneamente, perché fino a quando sta aperta e conviene, domani chiude l'oggi al domani, si trova tutto il mese una vita. Ma fa malissimo all'economia sana, perché naturalmente si insinua concorrendo slealmente nei confronti degli altri, quindi l'economia viene anche a cadere. Ma come si fa a far capire a un mondano posto e perdo posto che la cosa è così? Insomma, quindi è una situazione, non si vede, questo è l'albergo, non può entrare. Il wifi. Ah? The wifi is... Sorry. Ecco. Interrompiamo, sono a cavare. No, beh, dopo taglia, quindi non sono problema. Elemento disturbatore. Bisogna d'aiuto? La password per il wifi? C'era un barnetto qua. Wifi zone, sì, sta qui. Sì, ecco qua, sta qui, sta qui. Sta qua, sta qua. Scusate. O cavallo sente, senza cavallo. Senza cavallo, giocando ne ho messo, come no. No, ma là cinematograficamente è un film, ogni episodio è un film, è un grande film. È fatto bene, è fatto proprio bene. Però sotto l'aspetto cinematografico, quello è un film. Hai stoppato? No. Ah, ok, così sempre live. Si taglia. Dottore, tagliamo. Ma potremmo anche lasciarla, insomma. Il bello di essere on the road sempre. Un disastro. Del resto c'è ospita l'Attico Partenopeo, quindi ci sono anche degli ospiti che talvolta si soffermano anche, insomma, a seguire le nostre presentazioni. Ha risposto a tutte le domande? Sì. Allora, visto che è assolto. Se dice il dottore, posso stare tranquillo. Allora, con la voce di due rappresentanti della giustizia vera, quella che piace a noi, infatti li disturbiamo sempre per averli con noi partecipi a raccontare. La bellezza del dottor Lepore è quella. Allora, la camorra uccide il silenzio pure, scelto da ragazzi. Richiama quello che la mafia uccide il senso pure, Peppino Impastato, quindi mi ha colpito maggiormente, quindi dei giovani che hanno attinto da quello che tu gli hai portato, insomma ti hanno studiato veramente. Io volevo sapere se Irene aveva una domanda da porre a qualcuno di loro, o magari allo scrittore, insomma, anche se il libro non è stato letto, però da quello che è emerso stasera qua. Volevo dirvi una cosa. Almeno se non incominciamo da, non da me che oramai sono obsoleta, ma dai giovani a curare loro i propri figli. E fallo quello di curare a me. No, a me no, a loro. Fatto così non arriva. Secondo me non arriviamo a nessuna parte. I ragazzi amano questa buffoneria, che è una cosa che tende a dire. È vero, no? Tutti
quanti amano essere considerati quando poi sotto sono pieni di tutto. Però sono i genitori e gli insegnanti che devono essere, che poi la giustizia non funzioni, quella è un'altra cosa, che non funzionerà proprio mai. Per ora non funzionerà mai, perché oltretutto le nuove generazioni, salvando la pace di qualcuno, lasciamo andare, lasciano un po' a desiderare come magistratura. E credo che è d'accordo. No, fino a un certo punto, però, perché a differenza di noi di mezza età, un quarto d'età. I giovani invece sentono di più la giustizia, l'osservanza delle regole. Io lo vedo con mio figlio, vabbè, lui vive all'estero, quindi è ancora più soggetto, però anche quando non vive all'estero, viveva qua a Milano, ogni volta che viene, magari non vede le scandali. E papà, guarda che rosso, sì, ma non passa, lisci di passa, appunto, ecco tutto. Ma tu sei un magistrato, ma come che sei? E mi mette uno fissa a spottare che non passa su niente. È napoletano a parte. Alle 2 di notte, io ammetto che bisogna rispettare le regole, ma molte volte si può anche non rispettare, quando è inutile rispettarle. Vabbè. Ma stai tranquillo, ma... caro mio procuratore, che in America se è rosso, è rosso, anche a mezzanotte, alle 2 di notte. E tutti rispettano, non lo so, e non passa. Ma io perché si richiamo che sono un poco fissi? perché appunto quando potrebbero andare a fare delle cose pratiche, chissà come gli americani vanno con, come si chiamano le cose che fanno, riproducono? No, i droni no, che le usano nel calcio oggi. E fanno secondo le tabelline slide, ma non c'è molto studente. Allora, se tu a un americano, un insegnante, a un militare, dici una cosa che è diversa da che, cioè che non sta in the slide, che dici non lo so, oppure non è questo l'argomento, perché se lo dici a un italiano, in particolare a un meridionale, gli scantoni, ma ti trova una risposta, sarà passata, sarà quella che sarà. Ma ti rispondo, allora perché c'è un'elasticità mentale che molti, e siamo purtroppo differenti, non siamo tutto quanti qua. Io non sono uguale a uno svizzero, lo svizzero non è uguale a un olandese e così via. Però è bello perché non ecco, se è tutto vario. Però il problema maggiore è che noi effettivamente siamo un popolo, soprattutto i napoletani, abbiamo tanti di quei difetti perché noi il napoletano non rispetta se stesso. E allora quindi non rispetto manco gli altri, questo è soprattutto il difetto maggiore. Però alcuni considerano come un fatto simpatico, altri per noi napoletani io ci soffro, mentre invece vedono i milanesi come sono simpatici i napoletani quando fanno certe cose che non dovrebbero fare. Vabbè, è un sistema come tutti gli altri, insomma. E cambiamo. Però comunque sta di fatto, tanto per ritornare alla monnezza, perché io sono partito che avevo Monnezza e ritornavo come procuratore, tanto per sono l'unico procuratore d'Italia che è stato procuratore della Monnezza fino a Salerno. Oh, è possibile mai che in tutta la penisola, cioè in tutta la Campania, si fa la difesa solo Napoli, non fa la difesa, è solo Napoli, perché anche nei paesi fedenti come Giuliano, cioè, le buttano per terra, cioè, però fanno la differenziata, vanno a mettere una sacchetta da parte, eccetera. Invece molti dei nostri napoletani hanno per dire la scostumatezza e la mancanza di rispetto, perché loro naturalmente la cosa pubblica è cosa pubblica, non è la cosa privata. Allora quando vanno a scopare nel basso non è che pigliano la paletta e buttano in mezzo alla strada. Io una volta mi permisi di dire alla signora, signora scusa ma ho pigliato la palettella, ma lo mettete e lo gettate. Ma dai che lo passa lo spazio, ma che voi avete visto, oggi si chiama operatore ecologico, l'avete mai visto passare? No, e allora scusate, ma loro per loro questo è il sistema, tutto fuori e la casa deve essere pulita, però che è? Quindi il problema è culturale. È molto padre, culturale. Mi racconto una cosa, abito a Via Ponti Rossi, vicinanza Reggia di Capoli Monte, Porta Grande, cioè quella che dovrebbe essere il fiore all'occhiello, ma sono differenziata, anche se teniamo il titolo così differenziato, hanno buttato quattro sedie,
organizzate, insomma. Guardate, è il massimo. È bello. È bello. Questo è il riciclo, riutilizzare. E questo perlomeno piuttosto che tenere. No, guarda, che io quando l'ho visto, caspita, questi veramente. L'ingegno napoletano. Però la SIA sono 15 giorni, mica l'è venuta prima. Contatto di contrassegno. No, il contrassegno non ci pensare. E allora la SIA non lo sai, non se ne frega. La SIA no, no. Ma vabbè, ma tu le vedi puntate. No, ma non se ne frega. Di fronte ci sono. Devono avere la chiamata, cioè il codice. C'è il codice e stai tranquilla. E funziona, con ritardo ma funziona. E stai tranquilla che nessuno lo farà perché fanno comodo. Questo è un altro problema, perché l'evasione della tassa dei rifiuti a Napoli è enorme. Per poter fare la chiamata alla SIA, tu devi denunziarti automaticamente, sì. E allora no, ti prende per evitare di pagare domani la tassa, quindi o viene molto in esame. Questo è lo schifo. Ecco quindi che diciamo, non rispettano assolutamente gli altri. Purtroppo è così. Lo stesso. Anche ad Afragolo, a Giuliano, chi sta viene a lavorare a Napoli, pur facendo là la differenziata, ma allora l'abitudine usa che si mettono in mezzo, arrivano in coppa all'asse mediano, via oltre. E l'asse mediano è completamente. È una cosa in lì. Io sono passata ieri, sono andata a Giuliano e ho detto, ma non è allucinante, cioè veramente c'è di tutto. Gli spazi di sosta sono pieni di munizioni e nessuno le raccoglie. La Muse è stata il comune di Giuliano, quindi potrebbe passare il campo. Speriamo che diventa prima o poi una disciplina olimpica, perché nel lancio del sacchetto anche in questa la parola. Sì, se lo rendo la palla sicuramente. Ma non c'è stata una munizione di no, no. Bravo, meno male, ti ringrazio. Quando finisci il quadro devi andare a dare un bacio. Anna, posso fare l'ultima cosa? Prego, Francesca. Volevo chiedere a Torino se sa cosa è capitato di Maria, della bambina il cui padre, cioè sai oggi cosa fa della vita? Sì, erano tre figlie femmine, sono tutte sposate, sono tre brave ragazze, veramente brave. Ragazze, lei ha due bambini. Maria, questa lavoratrice che ha fatto bene. Si pensava una cosa sua. Quindi non è nemmeno vero che chi nasce da padre camorrista poi diventa camorrista. Assolutamente no, anzi, troppo. No, penso la maggior ragione del padre c'è pure morto. Cioè, magari la reazione può essere proprio opposta. E sono tanti figli dei camorristi che decidono di invece di. Non sappiamo se fosse stato uomo, cosa sarebbe successo? Cioè, magari per la femmina. Io conosco anche, tipo sono cresciuto in un quartiere, conosco anche figli di camorristi che nulla hanno a che vedere, hanno sotto alcuni aspetti anche preso le distanze dai genitori. No, ma ce ne sono tantissimi, tantissimi, che hanno scelto strade diverse, che fanno teatro, che vanno nelle scuole, pur mantenendo una sorta di rapporto ancora con quello che è un genitore, che molti sono anche in carcere, quindi non sì, facile. Ma devo dire anche che ci sono molti camorristi che non vogliono assolutamente che i figli facciano certo, il loro mestiere. Certo. Questo lo posso dire con cognizione di causa perché a Scampia con Maddaloni noi teniamo alcuni detenuti in affidamento sociale e ce ne sta qualcuno che è il padre stesso che sta in galera, che ci ha scritto e ha detto tenetevi noi elevatevi la linea da mezzo alla strada perché non voglio assolutamente che vada. E ma per grazie di Dio, pur se abbiamo trovato un ragazzino, il padre sta scontando una pena di 14 anni in Sardegna, di Antonio, il quale suona benissimo la musica, ha una sensibilità particolare per cui va bene molto al judo pure. È cambiato completamente, cammina tutto allicato, che capillo fatto, eccetera. E ora in Pegazia è stato promossa la terza media, ora lo iscriviamo a un istituto per violini e pianoforte perché l'ho fatto vedere. È bravissimo. Voi sapete che c'è quel parroco di San Severo alla Sanità? Sì, è San Antonio, Antonio. Lo conosciamo. Allora, vabbè, io l'ho mandato proprio come editore al conservatore, allora conoscevo la. Ora hanno fatto anche una scuola. Sì, sì, è bravo, che era una bella orchestra da Fanta. A settembre ci torniamo dal maestro Maddaloni che fa delle cose bellissime, c'è il dottor Lepore.
Allora, io voglio ringraziare tantissimo innanzitutto Tonino, che ha scritto ancora una volta un libro che è piaciuto a tutti noi. Sì, è un libro che faremo di tutto per portarlo a fare altre presentazioni tra settembre e ottobre. Partiremo, ora c'è il periodo di sosta estivo, però io ho già posizionato il libro da un po' di parti, quindi non dobbiamo altro che attendere settembre e ottobre per fare queste presentazioni, soprattutto nelle scuole. Voglio ringraziare tantissimo il dottor Lepore, che nonostante il caldo e gli impegni è venuto. No, è stato bene qua. Quando ci manca cuore, a bottega loro ci arriva. Infatti questa volta, nonostante insomma sia il 21 o il 22 luglio, abbiamo fatto la presentazione all'interno, perché veramente fuori non si poteva stare. Per quanto il panorama splendido, ma era troppo caldo, insomma, ci saremmo sciolti. Voglio ringraziare tantissimo Adriano Del Bene, che adesso scappa, c'ha la Francesca, la moglie, che ci ha seguito, c'ha due bambini a casa. Lo voglio ringraziare per il lavoro che fa, lo voglio ringraziare perché si rende sempre partecipe e perché la sua testimonianza e il suo impegno sono per noi importanti. Voglio ringraziare tantissimo Loredana De Vita, la mia amica, che è anche un po' la mia guida, mi corregge nelle cose, la costringo ogni tanto, Loredana, la costringo ogni tanto a leggere le cose. Ed è per me un'ottima insegnante di vita, di racconti, di esperienze, e poi ci accomuna l'aver frequentato la stessa scuola. Ma la moglie Francesca dove sta? È lì. E chi l'ha dissetata? E chi mi ha dissetato? La portatrice d'acqua. Voglio ringraziare Irene, che è stata qui con noi, Fraita, che è stata qui con noi. Abbiamo fatto anche un piccolo carramba che sorpresa, perché amici di adolescenza, di infanzia, col dottore. Dai, ma è da 20 anni che non ci vediamo. Stato zitto. Mi sento non un po' raffreddato. No, ma cavallo, come si chiama Paolo? Giuseppe, che ha fatto da cameraman, da fotografo, e ci ha aiutato. Ha preso, sì, ha preso appunti, quindi questo mi fa sperare che scriverà di noi, insomma. Erano domande, però vabbè, non fa niente. Scriverò qualcosa. Una la vuoi fare, proprio tagliamo la testa al toro, Adriana, Francesco, una domanda mi sembra giusto, insomma, cioè... È una curiosità storica, cioè io non ho letto il libro, però conosco i fatti di quella zona per il clan Giunta, ma è citato nel libro? Sì, sì, sì. Si parla di Siani. Giancarlo, sì. Io sono di quella zona, quindi non potevo non parlare. Giuseppe, compra il libro, lo leggerai così... E poi magari vedi anche alle altre presentazioni, e poi voglio in primis Tonino, il mio amico, fratello, che mi sopporta, che insieme faccio un sacco di belle cose e tante altre che dobbiamo fare, insomma, anche di scritte. E voglio ringraziare infatti Sergio. Andiamo a organizzare una cena, che è una cosa un po' più seria. Ecco, sì, una cena è dobbio, noi non rendiamo partecipi i nostri. Sì, Tonino, speriamo che ci vediamo a ottobre. No, ci dobbiamo vedere prima. E voglio mandare un saluto invece a Susi Ciminiello, che sapendo che lei era qui stasera, le manda un bacio. Grazie. Un abbraccio, e spera di averla quanto prima a cena, quindi a settembre, ottobre avremo anche... soddisfazione, il figlio tiene il mio nome. Sì, Gian però, Domenico. Però è uscito così, non è che ci hanno in bocca. No. Una casualità, è stata una cosa bellissima, quindi ben vengano queste cose. Grazie all'Attico, vi aspettiamo alla prossima, ci vediamo domani con Loredana De Vita e con Enzo Alfano, vabbè, passerà registrata, però io voglio ringraziare i signori che stasera sono stati qui con noi, e dall'Attico Partenopea, via Santa Brigida 72, vi salutiamo. Ma per l'aperitivo. Grazie.